sono qui, sono a Fossano per il Giro d'Italia, la tappa, l'arrivo, siamo proprio sotto, insomma, l'arrivo, con i furgoni che passano, con la Fontana Rosa, con i bimbi, anche perché qui oggi è festa patronale. Io vi saluto, vi aspetto come sempre nelle nostre dirette, ciao! Io sono Blues, stanca, 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 e sono tutta bagnata perché ho preso la pioggia, ho preso il diluvio. Meno male che però mi ero comprata, grazie, grazie, questa è bellissima, ah, perché ho fatto il Giro d'Italia, sono andata a vedere il Giro d'Italia, quindi tutto rosa, perfetto. Dicevo, meno male che ho comprato questo, che oggi mi ha riparato veramente dalla pioggia. Era anche lungo perché c'è stato il diluvio, logicamente, quando c'era la volata e poi quando c'erano le premiazioni. Detto questo, vi dico la verità. Allora, è stata una lunga giornata, da questa mattina fino a questa sera. Sono bagnata, dovrò farmi la doccia. Detto questo, cosa posso dire del Giro d'Italia? Della tappa di Fossano? Dietro veramente una... No, Blues! No! Dietro una macchina da guerra... Dai, no, no, hai già rotto tutte le ciabatte. Vieni qua, dammi qua. Ma no, che cavolo, no, no. Dicevo, è una macchina da guerra. In un attimo montano, smontano. Prima che arrivasse la gara ciclistica stavano ancora finendo di montare. Però mi ha un po' deluso. Mi ha deluso perché quando ero andata io anni fa, partiva di qua la cronometro, e c'era molta festa, erano tutti contenti. Oggi la carovana era triste e poi non c'era animazione, cioè ce n'era poca, e quindi eri lì ad aspettare. Detto questo, comunque io sono andata per lavoro, ho fatto un po' di interviste, ma come sempre sono andata anche alla ricerca di gadget, perché in questi momenti il gadget effettivamente è fondamentale. Volete vedere cosa ho trovato? Allora, comprato la mascotte del Giro d'Italia, che voi mi direte, ma cosa te ne fai? Niente, però lo metto qua vicino in radio e così almeno rimane anche un ricordo della mascotte del Giro d'Italia. Poi, questo però la nascondo, sono Blues, ma una, ta-da! Beh, una borsa, non si dice mai di no, una borsa. Certo, io direi di sì a altre borse, però questa per fare la spesa direi che va benissimo. Poi, cosa abbiamo preso? Un cappellino. Da un altro sponsor, questo è proprio da ciclista, vero e proprio. Oppure potrei usarlo per dipingere. Vi piace? Bellissimo. Va bene, via anche il cappello. Lo riprendo perché mi è venuto in mente che questo bellissimo cappellino che arriva direttamente dal Giro, potrei regalarlo anche domani nella nostra diretta. Dovrei pensare a un giochino, adesso ci penso, e magari domani mattina faccio il giochino, dopodiché con qualche adesivo ve lo regalo, logicamente, a chi vince. Quindi, ok, aggiudicato. Poi, un altro gadget. Questo. Ah, sì, beh, questo... Questo qua, per quando fa freddo, camminiamo, potrei usarlo in palestra al mattino. Ecco, vedete, questo qua è uno scaldacollo, però mi ricordo che può fare anche da... bellissimo questo, così. Ok, perfetto. Vedo anche se regalare questo, non lo so, va bene, vediamo. Domani importo un po' di cose. Ok, poi, guarda cosa c'è qua dentro. Qua dentro, bam bam, organici. Cosa sono secondo voi?
non lo so, bioplastica. Ah, ok, salviettine e poi delle posatine. Queste me le tengo perché dovessi mai mangiare fuori o fare un picnic, questo mi serve, quindi questo non lo regalo. Poi, che cosa c'è qui? Che cosa sono queste cose? Cioè io prendo, ma poi non so cosa sono. Ah, vabbè, dei portachiavi della Continental, dove c'è, non ho capito, scusate, c'è una macchina con uno che corre. Ma non dovrebbe essere le gomme, quindi tu che sei a piedi devi tenere una distanza tale dalla macchina perché altrimenti le gomme potrebbero schiacciarti i piedi. Potrei anche pensare a questo. Questi li regaliamo? Li regaliamo, vabbè. Poi, questo. No, questo è, può essere un braccialetto, ma questo me lo tengo, scusate. Non ve lo do perché ho rotto il portasacchetti di blues della cacca. E quindi devo chiuderlo per non perdere i sacchettini, allora userò questo che stringerò e andrò a chiudere il portasacchetti. Quindi questo me lo tengo. Poi, beh, tanta roba. Non arrivano le mucche, ma questo era per far casino quando arrivavano in volata. Però direi che, no, questo mi dispiace. Questo me lo tengo perché potrei usarlo quando in casa devo chiamare per venire a cena. Esatto, non è un gong, ma potrebbe andare bene. Quindi questo, amici, è per domani. Ogni tanto vi darò la sveglia. Questo lo tengo. Poi. Questo me l'hanno dato insieme al pass perché praticamente è tutto, racconta tutto il Giro d'Italia. No, lo tengo perché devo mettere. Ma poi mi sono divertita a fare le fotografie. Quali fotografie? Nel villaggio dove c'erano chi regalava i gadget. Ho fatto anche insieme al mio collaboratore questa bellissima fotografia con praticamente la coppa. Che in realtà questa coppa ho scoperto che arriva solo fino al 2016, quindi ci sono i nomi dei vincitori fino al 2016. Adesso quella nuova è più alta di 3 giri perché insomma hanno messo i nomi più recenti. Era carina. Ah, poi in realtà ne ho ancora una foto. Carina. Sono orgogliosa di questa mia giornata passata in mezzo alle biciclette, sì. Cioè questa è fantastica, con le bici che ci passano a fianco. Praticamente era un svolazzare, ma in realtà noi eravamo fermi, stretti con un video dietro, però era carina, era simpatica, va bene. E insomma, questa un po'... Oh mamma, il campanone! Questa è un po' quella che è stata la mia giornata. Quindi, insomma, qualcosa regalerò nella diretta di domani, blues, però non sbavare sopra perché io le devo regalare queste cose. Non è che la gente interessa avere anche la tua bava. Scrivetemi anche se avete partecipato a un Giro d'Italia piuttosto che a un Tour de France, come vi dicevo, se vi è piaciuto, come l'avete vissuto. Per me è stato frenetico, ma è stato molto bello. Però io andrei a farmi una doccia prima di incontrarci nuovamente domani mattina per la nostra diretta. Ciao!